Si è appena conclusa anche questa edizione della rassegna dell'editoria Gardesana. Abbiamo incontrato la responsabile dell'organizzazione. Buonasera. Buonasera a lei. Riesce a farci un bilancio, anche se l'edizione si è appena conclusa, di questa edizione, di quello che è stato l'interesse, la partecipazione, la qualità di questo evento, esatto, in generale. Sì, è un evento molto importante per il Trentino, direi, perché secondo me la rassegna dell'editoria Gardesana è un unicum, rappresenta un insieme di tante case editrici, di tante realtà culturali presenti nel territorio che difficilmente noi potremmo trovare in una libreria. E quest'anno, pur non avendo la stessa adesione da parte degli editori dell'anno scorso, abbiamo avuto però dei lavori di qualità veramente importanti. Molte le edizioni del 2015, non ce lo saremmo aspettato. E direi che la rassegna, come tutti gli anni, è andata veramente bene. La presentazione di libri importanti, voi avete avuto questo di Carmen Abate, Isabella Bossi Fedrigotti, l'ultimo lavoro importante per le famiglie, il Trentino per i bambini, ma per la famiglia che porta i bambini nel territorio. E quindi questo panorama di libri, di nicchia anche, è molto importante secondo noi. Infatti non per niente sono 23 anni che portiamo avanti tutto questo impegno. È un impegno grossissimo, chiaramente, perché abbiamo sempre per le mani dai 5 ai 6 mila libri e anche come peso, non solo un peso culturale. Però anche quest'anno è andata molto bene. E veramente siamo soddisfatti di aver potuto dare al nostro Trentino, ma soprattutto a Arco, un prodotto di qualità. È un impegno che prenderete anche per il 2016? Ce l'hanno chiesto, ci hanno chiesto. L'impegno è quasi un obbligo e speriamo di riuscire a portarlo a termine. Romano Torrini è il presidente dell'Associazione del Sommo Lago. Buonasera. Buonasera. E la rassegna dell'editoria Gardesana riesce a prendere vita ogni anno anche grazie al sostegno di amministrazione comunale e di tante realtà associative. Sì, io volevo approfittare appunto per ringraziare tutti coloro che ci aiutano a far vivere questo evento, che è impegnativo sì, ma che se vive delle collaborazioni molteplici che il territorio ci offre può sopravvivere, può andare avanti ancora. E ringrazio in primis l'amministrazione comunale di Arco, l'ufficio cultura con la responsabile Giancarla Tognoni, con l'assessorato anche alle politiche sociali con Silvia Girelli, la biblioteca di Riva, la mnemoteca che ci ha dato l'occasione di presentare due appuntamenti importantissimi che rifanno un po' la storia della nostra comunità per quanto riguarda il centro senatoriale. E poi realtà diverse, Judicaria, la Fraglia addirittura della Vela, in cui abbiamo fatto un incontro specifico sul Portolano. Quindi tante realtà, la Lega Vita Serena ad esempio, a cui abbiamo offerto sì due incontri frequentatissimi. Ecco, devo dire anche che tutti gli incontri sono stati ben frequentati, non c'è stato nessun vuoto e quindi questo ci riempie di gioia ovviamente. Ecco, Lega Vita Serena che è qui anche ad aiutarci nella sorveglianza in sala. La tanta gente che vedete anche adesso, questo ci riempie di gioia, insomma. Quindi il proposito nostro è di andare verso la 24esima edizione e speriamo che tutto vada bene. Grazie, grazie a voi.